Buongiorno a tutti e bentornati a Photoshop su misura. Quest'oggi vedremo come è possibile invecchiare una fotografia utilizzando semplicemente opzioni di fusione e maschere di livello, ottenendo quindi da questa foto questo effetto in meno di 5 minuti. Dopo aver duplicato il nostro livello, andiamo su Image, Adjustments e Desaturate. Dobbiamo togliere tutti quanti i colori della nostra fotografia. Quindi clicchiamo due volte sul nostro livello, andiamo su Color Overlay, diamogli come metodo di fusione una Soft Light e troviamo il nostro colore adeguato. Una volta scelto il nostro colore, diamo OK. La base per la nostra fotografia antica ora ce l'abbiamo. Quello che ci manca adesso sono i layout. Quindi, aprendo il nostro browser, ora dobbiamo cercare delle fotografie, dei layout per fotografie vecchie. Non importa che siano tanto grandi. A me piacciono tanto i bordi di questa, così consumati. E l'effetto vecchio di questa. Partiamo quindi da qui. Copiamo la nostra immagine, ci trasferiamo su quella vecchia e la incolliamo sopra. Come vedete la fotografia è ben più piccola, l'immagine è ben più piccola della fotografia, ma non è importante. Partiamo quindi da qui. Copiamo la nostra immagine e la incolliamo sopra. L'immagine è ben più piccola della fotografia, ma non è importante. Con lo strumento trasforma la andremo a riposizionare, tagliando fuori le parti che non ci interessano, come il bianco dei bordi. Ok, diamo invio e questa sarà la nostra base grezza della fotografia. Dobbiamo fare in modo che questa e questa si fondano, quindi utilizzeremo le opzioni di fusione. Potreste provarle tutte per trovare quella che più si addice alla vostra fotografia, anche perché tante cambiano in base a quali colori e quali tonalità ci sono nelle fotografie. Per la mia fotografia ho intenzione di usare un multiply. Si vede che le increspature di questa fotografia vengono trasferite a quella sottostante, ma anche il colore con multiply vengono moltiplicate. È troppo scura, quindi dovremo intervenire per far risaltare il soggetto. Per farlo dobbiamo dosare l'effetto di questa foto con una maschera di livello. Quindi ci spostiamo sulla nostra fotografia vecchia e gli diamo una maschera di livello. Dopodiché con il pennello e un'opacità facciamo intanto del 20%, andiamo a dipingere con il nero sulla nostra maschera di livello, in modo da far diventare meno scuro il nostro soggetto, fino a quando non otteniamo l'effetto che desideriamo. Se commettiamo degli errori, non ci resta che tornare al pennello bianco e fare la procedura inversa. Ora che il soggetto è stato risaltato, meglio rispetto a prima, andiamo a schiarire un attimino lo sfondo, perché comunque è troppo potente questo effetto. Quindi riduciamo l'opacità. Con un 60% abbiamo un buon equilibrio tra scuro, effetto scuro ed effetto vecchio rovinato. Dopodiché adesso vogliamo aggiungere a questa foto i bordi smangiucchiati di questa immagine. Quindi facciamo come prima, copia immagine, la incolliamo sul livello principale, con lo strumento trasforma la posizioniamo a nostro piacimento. Adesso io voglio includere i bordi di questa foto, quindi non li taglio. Quindi quando ridimensiono l'immagine faccio in modo che i bordi siano inclusi. Quando andremo a moltiplicare i nostri livelli, i bordi rimarranno tali. Ora non ci resta che mettere una maschera di livello, layer mask. Vogliamo questa volta nascondere tutto quanto, perché a noi ci interessano solamente i bordi. Quindi prendiamo il pennello, colore bianco, e iniziamo a dipingerci attorno. Qua l'opacità deve essere subito del 100%. Ora però la foto ai bordi è decisamente troppo scura, nessun problema. Torniamo al pennello nero, lo prendiamo un po' più piccolo,
e riduciamo l'opacità a un 60%. E torniamo. C'è solamente uno tra i tantissimi modi che esistono per ottenere questo tipo di effetto. Spero vi sia piaciuto, grazie per la visione e al prossimo video.